Buongiorno amiche e amici di Volume Bright, siamo qua a Spazi Reali dopo aver sentito il seminario di Enrico, Luca e Maddalena che risponderanno a un quesito molto semplice, cioè perché si ha paura del diverso? Questo è un quesito semplice, è un quesito in realtà difficilissimo. La diversità fa paura perché viviamo in una società di omologazione che ci vorrebbe tutti uguali. Ciò che è uguale o identico a se stesso è conosciuto e non genera paura. Appena l'identico si approccia ad uno che è presunto diverso da sé, questa diversità di per sé genera paura. Quindi proprio alla base di questa paura c'è questa cultura dell'omologazione che ci vuole tutti uguali. E voi come siete diversi? In che modo? Beh, io innanzitutto sono diversa all'interno di questo gruppo, sono l'unica donna di questo gruppo, intanto, e quindi ho una differenza di genere che si vede, e sono anche l'ultima arrivata di questo gruppo, siamo sempre gli ultimi arrivati da qualche parte, per esempio questa è una delle varie forme di diversità che un po' tutti si trovano a vivere prima o dopo. Sì, un'altra diversità è una diversità a livello di formazione e di cultura, nel senso che io e Maddalena siamo filosofi, Enrico è un antropologo e con noi c'era Roberto Lala che era un medico, no? Quindi la qualità del nostro gruppo credo che sia quella di mettere insieme le diverse voci, visto che la diversità è un tema complesso e difficile da affrontare, abbiamo pensato se mettiamo insieme cultura e competenze diverse abbiamo forse più facilità a comprendere la complessità della diversità. Sì, io al di là delle differenze disciplinari ho vissuto un po' la differenza negli occhi degli altri, magari mia presunta, ma soprattutto per l'aspetto estetico, e, non so, i tatuaggi, gli orecchini, eccetera. Ho sempre letto un po', appunto, a volte anche di timore da parte di alcune persone rispetto a un certo stile estetico, ecco, e questo un po' mi contraddistingue in quanto diverso. Beh, io ne sono un esempio, sono stata etichettata come strega per tutte le scuole elementari, per colorare i miei capelli. Bene, grazie e arrivederci.